Claudio Tomasucci è il fresco presidente della Junior Tiferno, una carica alla quale è assurto proprio da poche settimane un compito oneroso per un personaggio che però, questo lo diciamo noi, ha grande esperienza in merito. Un'esperienza però nuova in questo campo, Claudio. Ma un'esperienza nuova forse anche relativamente, perché nel lontano 1970-80 ho praticato il calcio a livello dirigenziale proprio nel settore giovanile della città di Castello allora, prima come segretario, poi come direttore sportivo. Poi sono passato a incarichi federali fino all'anno scorso, facendo il presidente regionale del settore giovanile, poi il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti in Umbria. Insomma, dopo una lunga parabola sei tornato alle origini, lo possiamo dire? Ora sono tornato alle origini, sono contento di averlo fatto, anche grazie all'insistenza e di tanti amici che sono qui insieme a me questa sera, che fanno parte della squadra della Junior Tiferno. Il nostro compito è quello di far divertire i bambini, li vedete alle nostre spalle, sono tantissimi bambini dai 5 ai 12 anni che noi aiutiamo, vorremmo aiutare a crescere in maniera serena, a crescere divertendosi e possibilmente anche a fare qualche cosa per il calcio a Città di Castello. Porterai naturalmente il tuo modo di pensare, il bagaglio della tua esperienza che abbiamo ricordato in questo delicato compito. Ci puoi già anticipare qualche linea direttiva o sono sorprese che valuteremo man mano? Ma la linea direttiva è quella di avere una scuola calcio che non pratichi solamente il calcio, ma che possa aiutare i bambini anche in altri settori. Per esempio adesso, durante lo stage estivo che abbiamo fatto, abbiamo inserito qualche cosa di inglese, facendo divertire i bambini magari con parlando un po' e dicendo qualche parola di inglese, e queste esperienze inglese e qualcos'altro le vorremmo portare avanti anche nel corso dell'anno. Vedremo quello che sarà possibile fare. Grazie Presidente, buon lavoro. Presidente del Group Castello, Marcello Ortalli, un campionato difficile per i motivi che sappiamo, ci sono delle nobili decadute, ci sono delle matricole rampanti, insomma un torneo al quale il Group Castello si appresta con quali intenti? Ce lo dice lui. Con intenti di fare bene, questa è scontata la mia risposta e chiedo scusa. Fare bene significa fare un campionato sicuramente dignitoso, più che dignitoso, certamente è non solo un campionato ma anche un girone particolarmente difficile, nobili decadute eccetera eccetera, 4-5 squadre già più o meno indicate o più o meno prenotate per i primi posti della classifica. Occorre lavorare tanto, come ho detto anche questa mattina in comune, non solo sul campo ma anche fuori, per cercare in ogni modo appunto di coinvolgere il pubblico, fare in modo che la società possa essere ancora più insieme, ancora più coesa, in modo che possano essere raggiunti quei risultati, quegli obiettivi che per quest'anno non vorrei dire ci potremmo anche accontentare, ma certamente io credo che sarà un campionato, diciamo, di transizione, fermi restando, ripeto ancora una volta, quelli che sono gli obiettivi strategici della società. Rifacendomi a queste ultime parole, forse allora un obiettivo non secondario da perseguire è quello della crescita progressiva della società. Certamente, quello appunto che bene o male al quale ho accennato poco fa, crescita della società significa crescita sotto tutti i livelli, quali quantitativa diciamo pure, no? E tutti insieme sono elementi, sono componenti che poi portano, insieme con quelle che sono le caratteristiche tecniche, le qualità della squadra, le scelte che vengono fatte, le capacità del mister eccetera eccetera, portano al risultato, insomma. Presidente, ci dica sommessamente la sua, ma è vero che il Perugia stravincerà questo campionato? È vero, come si fa? Il Perugia non lo so, i campionati riservano sempre sorprese,
di conseguenza quelli che possono essere oggi alla vigilia dell'inizio del campionato pronostici più o meno facili o pronostici più o meno anche sotto alcuni aspetti montati, però è chiaro che la squadra, il Perugia ha allestito un organico di primissimo livello.